Buongiorno e ben trovati. Allora, torniamo al nostro bellissimo cucciolo. L'abbiamo portato a casa, abbiamo scelto la sua alimentazione, abbiamo detto che lo stiamo portando fuori spesso per la sua socializzazione. Ora parliamo di un'altra cosa importantissima, che è abituarlo alle manipolazioni. Le manipolazioni non sono altro che delle piccole pressioni che noi andiamo a fare sul cucciolo e cerchiamo di fare in modo che sin da piccolo lui possa accettarle. Le manipolazioni in particolare, quelle diciamo più importanti, sono ispezione della bocca, ispezione delle orecchie e toccargli le zampe. Questa è una sorta di routine quotidiana che noi dovremmo fare, magari associata al momento in cui facciamo le coccole. Quindi andremo sicuramente a toccare le orecchie. Ora, lei non è una cucciola, però ci aiuterà a fare questa piccola dimostrazione. Andremo a toccare le orecchie, a mettere le mani, a far finta anche di pulirle con un pezzettino di ovatta, un pezzettino di Scottex. Andremo a toccare il muso e a sollevare la plica labiale, abituando il cane ad avere le nostre mani nella bocca e ispezionare i denti. E andremo a toccare le zampe del cane, passando le dita in mezzo ai polpastrelli e anche toccandole le unghie, in modo che lo abitueremo al taglio delle unghie. Altra cosa poi importante sicuramente è quella di far fare una passeggiata al nostro cucciolo sia dal veterinario sia dal felettatore, perché sono due figure che nella vita lui dovrà conoscere e dovrà imparare ad accettare.